Freddo e grigio, tanto che ci serve il sole a noi che asciuga un po' di legna, ma assolutamente no. Mazza quanto sei tosto. È bello caldo, guardate come fuma. Che contentezza, legna fradicia. Un ottimo snack al sapore di grillo. Certo, se avessi avuto un bel teleobiettivo da montare sulla mirrorless dei miei sogni, avrei potuto immortalare quei bellissimi animali più da vicino. Questo che inquadro, che è un 24-70. Ragazzi, se i miei video vi piacciono e volete fare un qualcosina in più per sostenere il canale, potete aiutarmi ad acquistare la fotocamera dei miei sogni donando tramite il primo link che trovate in descrizione. È sufficiente un euro. Qui qualcuno si è divertito a costruire un piccolo campo. Mica male, eh? Guardate che bello. Io però ho ancora un po' di strada da fare, quindi proseguo. Sono già stato qui l'anno scorso, è un bosco misto, ci sono abeti, grandi querce, è bellissimo. Mi piace, possiamo fermarci qui.
Wow! Ho avuto un po' di difficoltà a montare sta stufa perché si è deformata col calore. La tenda è montata, mi rimane un'oretta scarsa di luce che utilizzerò per andare a reperire della legna. Purtroppo quella che si trova nelle vicinanze del campo è tutta a marcia, quindi mi devo allontanare un po'. Freschino, eh? Trovato della betulla, sembra messa abbastanza bene. Vediamo un po'. Sì, dai, è roba buona. È roba buona. È un po' fradicia, ma vabbè. Normale amministrazione. Questi boschi sono sempre fradici. La Boreal 21 è una motosega. La lama in dotazione è veramente ottima, molto tagliente. Questo è grosso, eh. Solo questo so almeno un paio d'ore di calore, forse anche tre, spero tre, perché pesa un colpo. Ah. Eccoci arrivati. Buono, buono, buono. Mica male. Mo accendiamo, eh. Mo accendiamo la stufa. Mi si è spaccato il ceppo, ma va bene, mi devo spostare di là.
Sono le 6 e ho finito di fare tutto. Ho la legna per la serata, la stufa sta andando, per cui adesso mi riposo. Infuso e merendina. La mia ragazza mi ha portato a fare shopping in centro in un negozio giapponese pieno di roba strana e la mia attenzione è subito caduta su questi snack al gusto di insetti. Abbiamo burro d'arachidi e buffalo worm, peperoncino, cioccolato e sapore di cavalletta. Andiamo col buffalo worm, va? E le cavallette me le sparo domani a colazione. Non lo so, c'è un sapore strano in effetti. C'è tipo un po' di cioccolato. Un po' di burro d'arachidi. Però si sente, eh? Sente che c'è qualcosa di diverso. Sono dolci. Parecchio. Poi mi ci beve un po' di infuso. Così mi va giù meglio, se no mi fa il malloppo. La farina di insetti è ricca di proteine, è sostenibile da produrre, infatti richiede pochissimo spazio, pochissimo cibo, pochissima acqua. Ognuna di queste bustine contiene 250 buffalo worms, cioè 250 vermi. 250 larve in forma di polvere, di farina. Bagno l'ultimo. Devo dire che mi ha soddisfatto questa merendina. Ha un sapore diverso, un po' leggermente diverso dalle classiche barrette o dai classici snack dolci. Però si mangiano. Sì, sono soddisfatto. La legna è un po' bagnata, per cui scompongo i ciocchi in pezzi più piccoli e li metto ad asciugare sulla stufa. Mazza quanto sei tosto. Mi sono preparato degli hamburger vegetali che sono la fine del mondo, sono un vero spettacolo, semplici semplici, solamente con l'insalata. Non me li magno prima che si freddano.
caldo, guardate come fuma. Non si muove una foglia ed è una cosa abbastanza singolare perché in questi boschi tira sempre vento. Penso che dormirò molto bene, cosa che invece non riesco a fare quando tira vento perché fa un sacco di rumore e perché sto sempre con la paura che mi caschi qualche albero in testa. La stufa sta andando, è caldo, si sta molto bene. Aspetto che si spegne e poi mi infilo nel sacco a pelo. Ci vediamo domani mattina. Buongiorno, ho dormito benissimo, è stata una nottata molto tranquilla, c'è stato molto silenzio e quindi credo sia stata la mia nottata più tranquilla, la nottata più tranquilla che abbia mai passato in tenda in vita mia, adesso non voglio esagerare, faccio anche fatica ad articolare le parole, essendo appena svegliato però... È andata alla grande, considerate che sono le 8. Mi sveglio, non mi sveglio mai a quest'ora, mi sveglio sempre prestissimo perché comunque o sto scomodo, o c'ho freddo, o qualcosa mi sveglia, invece è andata proprio bene. E è bello campeggiare con tutte le comodità. Dopo aver fatto quella cavolo di sfida survival dentro al TP, volevo farvi vedere una cosa. Quando ho montato la tenda, ho lasciato un bel po' di spazio alla base. Non so se si vede. Adesso lo illumino meglio. Vedete? Ho lasciato almeno 5 o 6 cm di spazio alla base in modo da far circolare l'aria tutto intorno alla tenda. Solo da questa parte ho accumulato un po' di foglie dalla parte dove ho dormito, su questo lato lungo e sui lati corti, in modo tale che non mi arrivassero spifferi d'aria addosso e sulla faccia. Le prese d'aria della tenda sempre aperte e stamattina zero condensa. Assicuratevi che ci sia sempre un'adeguata ventilazione all'interno della tenda per prevenire il problema della condensa. Anche nel caso dello tenting, del campeggio con tenda e stufa, c'è questa falsa credenza che bisogna tappare tutto perché altrimenti il calore esce. Non è così. Quando la stufa parte, qua dentro si schiatta e non saranno 4-5 cm di fessura a portare via il calore. Comunque adesso non voglio intraprendere un discorso lungo, volevo semplicemente mostrarvi questa cosa che ho notato adesso appena sveglio. Poi di questi concetti ne riparleremo meglio quando farò il video sull'hot tenting. Adesso mi procuro un po' di legna, così riaccendo la stufa e facciamo colazione. Sta per cominciare un'altra magnifica giornata nel bosco! Che contentezza! Che giubilo! Legna fradicia! Come sempre. Ah, bruciano. C'ho i guanti, me li potrei pure mettere, no? Che dite voi? Invece di bruciarmi le dita.
che capoccia. Dai, che ha preso. A questo punto direi di chiudere e di mettere sull'acqua. Bene, è arrivato il momento dello snack al sapore di grillo e non di cavalletta, come ho detto ieri sera. Io ho sempre problemi a distinguere gli animali sulle confezioni. Comunque, vediamo un po' che dice. Ah. C'ho le mani talmente fredde che non riesco neanche a aprire il sacchetto. L'odore sembra più o meno uguale a quello di ieri sera. Madonna. Sono congelati. Sembra di masticare del sughero. Del sughero freddo, però ho anche il tè. Non è che c'è tanta differenza tra il sapore del... com'era quello? Il buffalo worm. Non c'è molta differenza tra il buffalo worm e il grillo. Sono più o meno la stessa cosa. Ma questo dice wheat chili. Dovrebbe essere piccante, però non sento il piccante. Sento delle voci dei bambini. Mi sa che c'è un sentiero da quella parte. Mo' controllo. Che se mi piace lo uso per tornare indietro. Mi sentono voci di bambini e di adulti che gli stanno chiaramente dando delle indicazioni. Sicuramente una scuola riesca di bambini molto piccoli. Qui in Danimarca si usa tanto far fare ai bambini delle esperienze nel bosco. Li ho incontrati parecchie volte anche in zone comunque abbastanza lontane dalle strade, dalle comodità, e alcuni sono veramente molto piccoli, sono bambini dell'asilo, li portano nel bosco e li fanno giocare, poi i maestri e maestre accendono il fuoco e gli fanno fare, credo, delle attività che hanno a che fare con la natura, col bosco. È veramente una cosa stupenda da vedere. È bello che l'educazione alla natura e il contatto con il bosco avvengano già in così tenera età, ed è bello che sia la scuola a promuovere tutto questo. Ho bisogno di una doccia calda. Ragazzi, grazie per essere stati con me anche questa volta. Sono stati 2 giorni magnifici, mi sono divertito tantissimo e spero di aver trasmesso anche a voi un po' di voglia di stare all'aperto. Continuate a seguirmi e ci vediamo ad un prossimo video.